Care amiche e cari amici di Girovagando in Trentino, ben trovati alla seconda puntata dedicata al cammino sulle orme della tranvia visiana promosso dall'associazione Transdolomites. Ci troviamo ora a Capriana, un piccolo paese tra la Val di Fiemme e la Val di Cembra. Il cammino, incominciato in Val di Fassa ad Alba di Canaffei, proseguirà ora attraverso la Val di Cembra fino alla Vis e Trento alla scoperta di questa magnifica valle. Benvenuti ad Alta Valle, oggi ci troviamo nella splendida terrazza del Green Grill Info e Sapori. E il Green Grill è un luogo simbolo di Alta Valle, ma di tutta la Valle di Cembra. Infatti questa è la casa della rete di riserve Valle di Cembra Visio, nonché luogo dove si possono trovare tutti i prodotti della valle, in primis i re dei nostri prodotti, che sono appunto i vini e le grappe. Ad Alta Valle e in tutta la Valle di Cembra stiamo puntando sullo sviluppo di un turismo lento, di un turismo legato ai cammini, al contatto con la natura e al contatto con le persone. Abbiamo un territorio molto variegato che passa dal torrente Avisio, che scorre nel fondovalle, per arrivare ai nostri magnifici e caratteristici vigneti terrazzati, simbolo della viticoltura eroica, fino ad arrivare ai nostri boschi, fino a circa 1500 metri. Oltre ad un territorio magnifico, abbiamo anche un sacco di persone che hanno voglia di farvelo scoprire, quindi venite a trovarci che siamo pronti ad accogliervi. Dopo aver percorso 60 km partiti da Canazzei, abbiamo raggiunto la Val di Cembra. Stiamo camminando lungo questa valle, che in tedesco si chiama Sonnental, proprio per la solarità di questo territorio. Ecco. È una valle selvaggia, nel senso che sono ben evidenti i borghi di questa valle che la rendono tipica da questo punto di vista. Una valle non influenzata dal turismo di massa e dunque sicuramente idonea ad ospitare un turismo diffuso, molto vicino al territorio, che ne rispetta proprio le caratteristiche. È una valle che ha per i terrazzamenti anche dei suoi vigneti, ha avuto dei riconoscimenti anche a livello nazionale, dove anche qui si è proposto il progetto esecutivo Sternehafer, la Vis Moena, la tranvia, e che ovviamente su questa si è sviluppato anche lo studio per l'ipotesi di progetto della Trentopenia. A 708 km di mureti a secco, è una cosa veramente notevole, ed immaginare intanto di attraversare questa valle con questo cammino, e auspichiamo nel breve periodo di poter proprio posizionare lungo il territorio queste tavole tematiche che raccontano il progetto della tranvia La Vis Moena, che raccontano un po' questo territorio e che parlano anche di futuro, dall'idea di quanto è importante investire in una forma di mobilità dolce, una mobilità che si dimentichi l'auto a casa e che ci permette di avere questo contatto con la natura che purtroppo la velocità non ci ha fatto perdere.
Nel corso di questo racconto abbiamo spesso citato il progetto della tranvia del 1904 e gli autori che sono gli ingegneri Sternhalter di Vienna. Ma merita questo progetto proprio per le modalità con quale questi progetti venivano realizzati, che sono delle vere e proprie opere d'arte. Vogliamo darvi proprio qualche curiosità per poter ammirare questa idea della quale stiamo parlando. In questo caso la stazione di Ziano, e con tutti i particolari che potete notare, parliamo di un progetto esecutivo. Questo significa che se il Kaiser avesse firmato l'avvio dei lavori, la tranvia si sarebbe potuta realizzare, tant'è che la Valle di Cembra e la Valle di Fiemme si erano autofinanziate per la totale copertura economica della realizzazione di questa infrastruttura. Il progetto scendeva sulla sponda destra della Val di Cembra per raggiungere la Vis e da qui collegarsi alla ferrovia del Brennero. 1867, inaugurazione del tratto da Verona a Innsbruck. E questo ci porta anche all'attualità, questo ragionamento. Questo vale per la Vis Moena, vale per la Ora Predazzo, la ferrovia che venne realizzata, i militari al tempo della guerra, i turisti nel periodo post bellico arrivavano in treno a Ora, scendevano, cambiavano treno, raggiungevano la Val di Fiemme. Lo stesso si sarebbe potuto avere nel caso la tranvia della Lavis Moena fosse stata realizzata, e dunque l'accessibilità, la raggiungibilità di queste valli in treno sarebbe stata garantita. Questo pensiero ci porta all'attualità, alla ferrovia del Brennero attuale, al progetto di base del tunnel del Brennero, e per cui la necessità di riflettere sul fatto che queste valli, che turisticamente traggono dei grandi benefici ma anche delle grandi criticità legate al traffico, poter ripensare a riconnettere queste valli con una nuova ferrovia vorrebbe effettivamente permettere di riproporre la fotografia dei decenni passati in un'ottica moderna e che ovviamente dia un contributo anche ad uno sviluppo ambientale più sostenibile e più rispettoso delle esigenze della popolazione, ma anche di questi ambienti di grande pregio ambientale. Durante il nostro cammino abbiamo incontrato molte persone. Con loro abbiamo condiviso ragionamenti, stimolato discussioni, raccolto pareri e abbiamo trasportato sul nostro treno virtuale l'idea della ferrovia, che speriamo diventi ben presto realtà. Dalla posa di questo binario immaginario lungo le nostre valli, crediamo possa prendere avvio una nuova stagione ricca di opportunità, con una solida consapevolezza, che far partire il treno dell'Avisio dipende soprattutto da noi.